Amici del calcio femminile, ben ritrovati sul canale dedicato a voi. Abbiamo iniziato un percorso che ci porta in giro per l'Europa attraverso i campionati di riferimento. Abbiamo parlato dell'Inghilterra con la vittoria del Chelsea, abbiamo parlato della Francia con il dominio del Lione. Andiamo in Germania, dove in un campionato a 12 squadre molto simile alla Premier League, con un girone all'italiana e senza playoff, così come abbiamo visto invece in Francia, dove c'è una fase finale dove il titolo viene deciso con semifinali e finali, e il titolo ancora una volta è andato al Bayern Monaco. Si tratta del sesto titolo per la formazione bavarese, il secondo consecutivo, il terzo in 4 anni a cristallizzare quella che non è quello che non si può considerare un vero e proprio dominio, ma sicuramente una traccia significativa e importante, che ha visto il Bayern Monaco prendere le distanze strada facendo a campionato in corso in modo piuttosto netto nei confronti della migliore avversaria, che è stato ancora una volta il Wolfsburg. Wolfsburg, che è una realtà del calcio femminile storica, tanti titoli europei, tanti titoli nazionali. Il Wolfsburg è una squadra non soltanto organizzata ma ricchissima. Ricordiamo che la proprietà del Wolfsburg è niente meno che la Volkswagen, che ha sempre investito tanto, dobbiamo dire, nel calcio femminile, anche se da alcune stagioni anche l'impegno della, diciamo, della proprietà dei lupi si è un pochino indirizzato a un ridimensionamento votato soprattutto a una valorizzazione del settore giovanile. Il Bayern dunque si qualifica direttamente alla Champions League. Avremo modo tra poco di parlare anche di Champions League, ma vi anticipiamo che il Bayern è una delle 4 squadre che faranno parte anche per l'anno prossimo della fascia a gironi. Saranno inserite infatti 4 formazioni teste di serie, una di queste per l'appunto è il Bayern, mentre il Wolfsburg accederà a quella che sarà la seconda fase di qualificazione, quella che per intenderci coinvolgerà la Juventus e la Roma, mentre la terza classificata, l'Eintracht di Francoforte, parteciperà alla prima fase di qualificazione di Champions League. La stagione del Bayern è stata particolare. Il Bayern è partito maluccio con un pareggio, poi un secondo pareggio nelle prime 4 partite, poi da lì in poi non si è più fermata. Vinta la prima sfida diretta contro il Wolfsburg 2-1, il Bayern ha inanellato una serie di vittorie consecutive impressionanti, in tutto 3 soli pareggi in una stagione che vede la formazione bavarese imbattuta. Impressionante soprattutto la vittoria nel girone di ritorno sul Wolfsburg, un secco 4-0, che di fatto ha sancito quella che è stata la differenza in classifica davvero molto ampia tra il Bayern e il Wolfsburg. Come detto, squadra imbattuta, 3 pareggi in 22 partite, non il migliore attacco ma sicuramente la migliore difesa, per la verità una delle migliori difese in senso assoluto tra tutti i campionati di riferimento in Europa. Pensate, soltanto 8 gol subiti, soltanto 8 gol subiti dalla difesa bavarese in ben 22 partite. 2 le attaccanti in doppia cifra, Eva Pajor, l'attaccante polacca, che quest'anno ha fatto veramente molto bene, andando a riequilibrare quello che è stato un andamento un pochino meno brillante, un pochino più deludente da parte di quella che doveva essere l'attaccante di riferimento della formazione del Bayern, vale a dire la danese Pernilla Harder. In doppia cifra anche Schüller. Per completare quello che è il quadro della Bundesliga, ci sono 2 retrocessioni e sono 2 retrocessioni interessanti, ma soprattutto saranno interessanti le promozioni. Retrocede il Norimberga, che torna in Bundesliga 2 dopo la sua prima e unica stagione in Bundesliga, e retrocede anche il Duisburg. Per quanto riguarda invece le promozioni, 2 nomi prestigiosi e importanti. Il primo, il Turbin Potsdam. Se andate a vedere nell'albo d'oro di Champions League, il Turbin Potsdam è stata una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile europeo e internazionale. Era caduta in Bundesliga per la prima volta dopo molti anni, un anno soltanto di purgatorio, e il Turbin torna nel massimo campionato, così come il Carl Zeiss di Jena. Era retrocesso 3 anni fa e dopo 2 stagioni in Bundesliga 2 anche il Carl Zeiss Jena torna nel massimo campionato. Spariscono invece dalla scena della Bundesliga 2 il Weinberg e soprattutto il Wolfsburg e l'Hoffenheim 2.
Anche in Germania, così come sta succedendo tra alcune squadre maschili italiane, ma anche in Germania, così come in Spagna, esistono le cosiddette seconde divisioni, ovvero formazioni giovanili, formazioni riserve che partecipano ovviamente anche ai campionati ufficiali. In questo caso l'Hoffenheim e il Wolfsburg ricominceranno dalla Regional Liga. C'è stato un sensibile incremento di pubblico anche in Germania, non importante come in Inghilterra, dove veramente si sono toccati dei record impressionanti, però anche in Germania le cose quest'anno sotto l'aspetto del pubblico sono andate bene. C'è stato il record di pubblico già dalla prima giornata per la sfida tra Freiburg e Bayern con oltre 13.000 persone, ma in Germania soprattutto c'è stato un esperimento che vale la pena sottolineare. Nei momenti in cui il campionato di Bundesliga maschile andava in pausa, la Bundesliga femminile organizzava dei veri e propri eventi, ovvero 3-4 partite trasferite negli stadi importanti con un ampio richiamo per il pubblico con prezzi estremamente popolari. Ebbene, pensate che in uno di questi weekend interamente dedicati alla Bundesliga femminile, il campionato femminile tedesco ha fatto registrare il record assoluto di affluenza, oltre 53.000 persone in 4 partite ben distinte, in 4 stadi di ampia portata. È un dato interessante, un esperimento che forse va sottolineato. Abbiamo parlato della Bundesliga, con le promozioni, con le retrocessioni, va sottolineata anche quella che è stata la Coppa di Lega, che si chiama Pokal in Germania, la vittoria del Wolfsburg, che si è consolato in quello che per la verità è un po' un punto di riferimento ufficiale delle lupe. Basti pensare che il Wolfsburg ha vinto 11 edizioni di Pokal, 10 delle quali consecutive. Una vittoria netta, 2-0, proprio in finale sul Bayern Monaco, il 9 maggio scorso, in quello che sì è stato un record di pubblico assoluto, si parla di oltre 40.000 persone al Rheine Energie Stadion di Colonia. Paradossalmente ha ottenuto molto più pubblico questa finale di Coppa tedesca che non le partite di campionato, che non le partite di campionato ufficiale, in modo particolare le due sfide tra il Bayern Monaco e il Wolfsburg. Undicesima Coppa dunque per il Wolfsburg, ma la cosa interessante è che la Germania rilancia una competizione che in alcuni paesi esiste ancora, in Italia, in altri è scomparsa, in Inghilterra, anche se si dice che potrebbe essere ripristinata a breve. In Germania la Supercoppa esiste e la prossima edizione della Supercoppa, che sarà la prima dopo un lungo periodo di assenza di questo trofeo, è già in calendario. Si giocherà il 25 agosto e di fronte saranno proprio le due squadre che hanno dominato la stagione, dividendosi i titoli. Da una parte il Bayern, campione per la sesta volta in Germania, dall'altra il Wolfsburg, che ha alzato per l'undicesima volta la Coppa di Germania.